Alla fine hai riso. Premi all'assessore alla cultura Carlo Schepati, che sta facendo fare ginnastica. Ma molto bene. Complimenti Andrea. Vuoi aggiungere qualcosa intanto? Ringrazio ancora, come l'anno scorso, la giuria, ringrazio tutti i presenti, è un giorno speciale, un appuntamento importante. È stato già detto che scrivere per molti è un'esigenza, spero che quegli scritti che sono arrivati dagli autori e che arrivano in generale ogni anno e abbiamo la possibilità di leggere siano un arricchimento anche per i lettori, e penso che leggere sia importantissimo e sia un modo per arricchirsi giorno dopo giorno. Merigi di ottobre, lacune sul viso, permessi inconcessi, quell'auto scivolava su foglie bagnate, paure irrisolte, l'odore di merda, la lancetta spezzata, giochi di bimbi, la luna chiamò e il sole rispose, punti sfrigolati truccavano una donna, agivano dopo pranzo, cadevano come foglie, spaventavano i bimbi, chiudevano il naso, ostruivano il tempo, in quel bagliore, tra giorno e la notte. Si è guadagnato il cinto, mi fanno foto. Abbiamo prima letto le poesie di Pasolini, ci sarà un'altra clip dopo con Stefania e continuerò io la seconda poesia perché non c'è Christian. E noi siamo un'accademia del territorio e facciamo corsi di teatro nel sottoteatro di comunale di Mugliate, quindi se volete venirci a trovare, corsi per bambini e per adolescenti, sono 15 anni che ci siamo e Mugliate è viva anche nell'arte come nella musica, nel teatro, nella danza e facciamola sempre rifiorire, non andiamo sempre a Milano a cercare qualcosa di diverso, ce l'abbiamo qua in casa. Grazie per la foto.